Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il nostro Tino, signori. Siamo nel 20° episodio, sono Maullo941, signori, e oggi siamo nell'ultimo appuntamento di questa serie, signori. Ebbene sì, siamo arrivati a un punto in cui il nostro Tino è quasi completo, signori. Gli obiettivi ce li siamo portati tutti quanti a termine, ovvero abbiamo creato un bel personaggio, abbiamo creato una bella serie, abbiamo creato una storia attorno, è diventato un grande cuoco. Abbiamo creato una bella prole, però, signori, ci ha tenuto compagnia per un mese e mezzo, però oggi sì, siamo arrivati all'ultimo appuntamento, signori. Allora, io ho giocato un pochino off camera e abbiamo completato i vari obiettivi per ricevere l'ultima promozione, spero, signori, perché abbiamo l'ultimo giorno per andare a lavorare, che è lunedì. Io spero che Tino riesca a ottenere la promozione di cui ha bisogno in quest'ultimo appuntamento. Io prima di partire il video, signori, al solito vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Cosa faremo in quest'ultimo video, signori? Allora, intanto dobbiamo cercare di completare gli obiettivi per ottenere la promozione, che sarebbe tanta roba, perché, signori, mi sono fatto un mazzo tanto per cercare di portare gli obiettivi a casa. Vediamo se riusciamo a ottenere nell'ultimo episodio l'ultima promozione per Tino. Lui è molto teso, non so perché c'è bisogno di una vacanza, ma fa stress da lavoro. Perché stress da lavoro? Ha lavorato troppo intensa, esagerato, troppo. Infatti un altro bagno rilassante. Dio mio, fai un bagno con schiuma, fai un bagno di fango. Ecco qua, pappos, fatti un bel bagno di fango, non rompere le scatole, pensa a cucinare e divertiti e rilassati e non ci pensare. Che ora torniamolo con la famiglia, signori. Questo episodio riporteremo Tino nella sua unità familiare in modo tale che è energetico. Ho capito? Ora è energetico. Va bene, fatti un bel bagno nel fango, non ci pensare. Vediamo come Tino che fa il bagno nel fango. Che cosa carina, signori. Guardate il buon Tino, che questa è una delle cose più brutte che io sto vedendo, signori. Questa è decisamente una delle cose più brutte che io sto vedendo, però va bene. Al buon Tino gli fa bene e noi siamo tutti contenti, signori. Questa mo scende, no, 19 ore, ci riusciremo a farlo scendere prima che diventa troppo tardi? No, questo che cos'è? Fai, esegui delle flessioni, esercitati, io direi di sì, fare delle flessioni anche degli addominali, perché mo torniamo a casa, zio e tua moglie che devi dire, e fai anche degli addominali che non si sa mai, poi cucina di nuovo, perché Tino oramai c'ha la cucina pazza, dove cucina e lascia tutto. Facciamo una pan de muerte macedonia, una pande... No, facciamo di momento i maccheroni e formaggi. Siamo malati di pasta, signori. Siamo malati di pasta e il buntino lo sa. Ok, noi siamo fiduciosi. Abbiamo un attimino recuperato qualcosina. Quindi il fango è fantastico. Va bene. Quindi, addirittura in accappatoio. Che cosa brutta. Giustamente dice in accappatoio. Io non posso mettermi a fare palestra. Mi sembra anche una cosa giusta. Avresti anche dovuto lavare la vasca, zio, pulisci. Avresti anche dovuto un attimino pulire la vasca. Allora, noi facciamo quest'ultimo giorno, signori, vediamo se riusciamo a ottenere la promozione. Quest'ultimo giorno di lavoro che ci aspetta. Dopodiché, tornati al lavoro, signori, riporteremo Tino nella sua famiglia. Sistemeremo la casa e lo faremo assieme. Aspetta, sì, fermati tutto. L'hai completato? No, 75%. Va bene, mangia, mangia, ti sto piatto di maccheroni, che dico, è anche giusto. Ne hai cucinati due, è anche giusto che uno moto mangi. Il problema che mi spaventa è che non si è aperta questa, capite? E se non si apre questa, mi viene un nervoso, signori. Cioè, sì, tutti che mi chiamano, no, state zitti, abbiamo dei compiti. Poi domani ci vedremo. In tutto questo mancano quanti giorni? A lui il passaggio di età, 4 giorni, signori. Ma non c'ho voglia di far diventare il nostro Tino vecchio. Potremmo farlo? Non lo so, può essere che domenica prossima potrebbe uscire un episodio speciale, signori. L'episodio 21, l'episodio conclusivo di tutto. Vediamo un attimino, vediamo. Fammi sapere comunque voi nei commenti se vi va eventualmente di vedere un altro episodio del Bontino, o se volete che la serie, magari anche con un episodio a settimana, prosegua. Leggi la targa, non abbiamo mai letto la targa in questa cucina praticamente. Va bene, Tino mio, abbiamo dei cose, sono già alle 10 di sera. Timmy, mamma mia, come ti perdi in chiacchiere. Pulisci la vasca e l'hai lasciata, uno schifo, che dico, come facciamo a rifarci il bagno? Dico io, sarebbe anche
Cosa buona e giusta per la vasca, benissimo. Cucina. Sono le 10, questo lo stiamo portando a casa. Che problemi hai? Divertimento e vesciga. Eh sì, hai ragione. Facciamo un poco di questo. Facciamo, guardati anche un poco un canale, azione con i scienziati, altre scelte, canale comico. Così direi che vabbè, potevamo evitare di leggere sta targa che tanto non ce ne frega niente, va bene, ormai gliel'abbiamo detto. Dopo è stato ritenuto un sito di rilevanza storico dal consiglio cittadino. Addirittura, che ce ne frega a noi? Non lo so. Mezzanotte siamo un po' al limite, il pontino dovrebbe... Lui è rimasto in accappatoio tutto il giorno, signori, è rimasto in accappatoio tutto il giorno. Non gli interessa, non gli interessa. Lui è rimasto in accappatoio tutto il giorno. Allora, saliamo col divertimento un pochino, mezzanotte e mezza, ma va bene, saliamo col divertimento un pochino. In tutto questo, Tino mio, basta, basta guardare la televisione, ma che cazzo è, basta? Perché non... Perché è ancora in accappatoio? Ah, perché forse è rimasto sporco di fango? Fai delle immersioni, no, rilassamento, no, allora fai un bagno, zio, forse è rimasto sporco di fango, per questo non può fare nulla. A posto, se sta a fare il bagno così dovrebbe essere pulito. Ok, bene. Smetti di fare il bagno, vatti a coricare, zio, che abbiamo un sacco di cose da fare. Dai, 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 zio, vai a dormire, bravissimo così, bravissimo. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Tempo va avanti. Noi qui gli obiettivi dovremmo averli portati da casa. Io non so se un rendimento eccellente vada bene per ottenere l'ultima promozione, signori, ma questo è il nostro obiettivo di oggi. Ci riusciremo? Non lo so, lo scopriremo fra poco. Sono le 3 di notte, il tempo va avanti, va bene, sono già le 5, è volata la nottata praticamente, bene. Siamo contenti di questo. Il sonno lo stiamo recuperando. Ci abbiamo di nuovo fame, speriamo che questi maccheroni siano ancora buoni, signori, perché ci dobbiamo mangiare. Ci dobbiamo mangiare questi maccheroni, sono le 9, grande Tino si è alzato, carico a pallettoni. Vatti a mangiare i maccheroni, così mettiamo a posto anche il cibo, mettiamo a posto anche il cibo e poi la socialità e chiacchiera con Lucia, chiacchiera con Giorgia, il piatto è diventato brutto, niente, lascia per zio, non mangiare più, non mangiare più zio, non mangiare più, non mangiare più, smettila, bravo, fatti 4 telefonate. Chiacchiera con Narcisa, che era quella che con cui abbiamo cominciato in palestra qualche episodio fa, signori. Se ve la siete persi, vi consiglio di andare a fare con Laura Rinaldi. Mamma mia, come sono cresciute le nostre figlie, signori. Guarda Sofia Lombardi che è fatta bella. Sofia Lombardi è fatta proprio bella. Va bene, allora lui dovrebbe un attimino essere tranquillo con queste conversazioni. Poi facciamo un pasto veloce, biscotti. Acceleriamo un attimino le tempistiche, signori, qua il puntino deve un attimino fare salire la socialità, però deve anche un attimino muoversi. La socialità sta salendo, bene, bene, bene. Stacchiamo a tutti, signori. Questa stava a dormire, va bene, questa dorme sempre, questa qua, tutte le volte che abbiamo provato a chiamarla dorme sempre. A disagio, perché? Scomodità. Zio, non è che puoi fare tutto, puoi avere tutto dalla vita. Dai, 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 zio, dai, zio, dai, 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 veloce, veloce. Oh, speriamo che la socialità adesso sia un attimino salita. Ok, la socialità adesso sta scendendo il divertimento. E va bene, ti inizierà a lavorare tra un'ora. Mangia velocemente, vedi se mi spunta nuovamente il televisore qui, lo ammazzo. Perché e Tino è famoso per questo. Dai, 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 dai. Basta mangiare biscotti, vai qua e fai delle immersioni per il rilassamento muscolare. Dai, 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 veloce, dai, veloce di lì. Ok, così stiamo recuperando un attimo anche di muscolatura, siamo felici, bravo, dobbiamo andarcene a lavorare, ma rilassati, dai, dai, diventami energetico, zio, diventami energetico. Cosa sta succedendo qua fuori? Qualcuno sta amoreggiando in maniera... Ok, siamo energetici. Stiamo andando al lavoro in ritardo, ma siamo energetici, signori, incrociamo le dita, vediamo se riusciamo a ottenere l'ultima promozione, che per questo momento, per questa serie, vediamo se riusciamo a ottenere l'ultima promozione di cui abbiamo bisogno, perché il tempo non corre veloce, perché questi stanno a fare zighi zighi, va bene, quando la smettono mi fa un piacere. Vediamo, vediamo, signori.
Ok, signori, ci siamo. Attenzione al rullo dei tamburi, vediamo se Tino torna. Sì, abbiamo ottenuto la promozione. Siamo stati promossi a sous chef, signori. Chi se ne frega di questo? Tino è stato promosso a sous chef, guadagnerà 36 milioni all'ora. Per un totale di 144 all'ora, ricevuto un seguente bonus di 1300 simoleon, frigorifero di acciaio dell'industria Campfit, scrivo il libro di cucina al computer. Il suo prossimo turno è lunedì alle 20, signori. Sous chef, lavoriamo dalle 20 alle 2 di notte, quindi tutto il giorno il Bontino resterà a casa. Tanta roba, signori, tanta roba. Siamo diventati dei sous chef, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Detto questo, allora, torniamocene a casa nostra, signori. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Trasferiamo l'unità familiare, signori. Il Bontino se ne torna a casa, signori. Il Bontino se ne torna a casa da sua moglie e dai suoi figli. C'è un bel gruzzoletto di soldi, quindi possiamo tranquillamente andare a modificare la casa. Non faremo grandi sconvolgimenti, ma la renderemo una casa, per una famiglia e tre bimbi. Che sicuramente saranno cresciuti, ci siamo persi un pochino la crescita dei nostri figli, però va bene, però va bene. Allora, andiamo a trasferire la nostra unità familiare, vediamo se me lo ammazza, trasferisci, vai a convivere, signori. Ritorniamo a casa nostra, signori. Si sta trasferendo, va bene. Scegli l'opzione, seleziona opzione, va bene. Trasferiamo, signori, il Bontino torna a casa sua, il Bontino torna a casa sua con i soldi, una posizione sociale degna di questo nome, perché siamo dei sous chef, potremmo anche comprarci un ristorante, potremmo chiudere la serie comprando il ristorante, che ho visto che si può fare tramite il computer o tramite il telefono. Vediamo cosa un episodio ciccioso, signori, un episodio ciccioso. Sto anche parlando in questo momento in cui avrei tranquillamente potuto tagliare il video, ma è un ultimo episodio e Bontino se lo merita. Ripeto, nei commenti fatemi sapere se volete qualche altro episodio o se volete che la serie continui magari anche con un episodio a settimana. Altre scelte, romantico, bacio sulla guancia, ma bacio sulla guancia, ma non si sa nemmeno, vabbè. Allora, signori, eccola qui la nostra casa, signori, la nostra casa. Tanto tempo siamo stati fuori da casa nostra e adesso finalmente siamo tornati a casa. Guardate quanti bei bambini che abbiamo qui. Abbiamo Tore Ammazza, perché abbiamo cambiato il nome, signori, da Salvatore, l'abbiamo rinominato Tore, e quindi perché ammazza Tore. Però potremmo anche chiamarlo come Tino Junior secondo, o primo, Tino Junior primo. Tore è tornato dall'asilo. Oh, mi fa piacere. E qua ci sono gli altri figli. Che carini che sono diventati. Tu, aspettate, non mi ricordo più, tu sei Tina Ammazza e Ammazzarella. Ammazzarella che è bionda, che assomiglia alla mamma. Guarda che sono simpatici tutti e due. Che sono carini, signori. Allora, Tino c'ha fame. Quindi ho l'idea di cucinare. No, no, scusatemi, sempre con Tino. Questi stanno a pomiciare davanti a tutti. Beh, scusatemi. Cucina per tutti, Tino mio. Maccheroni e formaggio, una porzione formato famiglia. Grande Tino, oramai noi sappiamo so fa fare solo quello, signori, sappiamo fare solo quello e quello dobbiamo fare. Allora, abbiamo fatto questo, poi eravamo giunti al livello 5, vediamo un attimino, compro una griglia, compro un ristorante, vediamo cosa succede, signori, vediamo cosa succede. Manca poco al compleanno di Lucia, addirittura anche la bonda Lucia. Attenzione, attenzione, signori, mi è passato subito qui nel... Acquisto il ristorante con Ammazza a Willow, per forza, vicino a casa nostra. Come faccio a acquistare il ristorante? Questa cos'è? Seleziona un'attività senza titolari che sia dello stesso tipo di quella che stai acquistando, oppure un lotto questo. Allora, voglio un lotto questo. Sì, conferma. Vuoi acquistare ansa dell'affare per farne un'attività? Sì. Ho paura di sapere quello che sta succedendo, signori. Ho paura di sapere quello che cosa abbiamo combinato. Oh, siamo un sous chef, signori. Possiamo comprarci tutto quello che vogliamo. Siamo un sous chef. È giunto il momento di avere anche un ristorante per i fatti nostri. Io non so però che cosa sia, quale sia il prossimo passo, signori. Questa mi manca. Questa mi manca. Questa mi manca. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. No, lo devo andare a costruire io. Ma stiamo scherzando.
Trasferisci fondi nella tua famiglia, conferma trasferimento, 10.000. Hai comprato il ristorante adesso? Bella domanda. Vai a lezione. No, ma non, no, 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 sì, conferma trasferimento, sì, però fermi tutti. Ok, abbiamo comprato il ristorante, ma un giorno lo sistemeremo. Non ho intenzione di andare a sistemare ora. Sto al ristorante, gestisci i scenari. Salva, gestisci gli scenari. No, 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 no. L'episodio di oggi lo dobbiamo completare sistemando la casa, quindi adesso andremo in modalità costruisci, sistemeremo la casa e dopodiché, perfetto, allora Tino, non è, Tino è per i fatti suoi, va bene, e non ci interessa, ha lasciato pure i maccheroni sul fuoco, beh, bene così, allora dicevamo, tu vieni, vai qui, tu vai qui, tu vai qui. E anche tu vai qui, perfetto. Facciamoli uscire tutti quanti da casa, signori, in maniera veloce. Bene, sta piovendo, ma non ci interessa minimamente. Ok, sono tutti fuori, signori. Mettiamo un attimo pausa e andiamo in modalità costruisci. Diciamo che il bidone della spazzatura lo spostiamo da questa parte e quindi già è qualcosa. Poi costruiamo. Di sicuro dobbiamo fare delle fondamenta che sono. Contagocce, faccio il contagocce, lui mi dice fondamenta, ok, fondamenta vintage, no, io non voglio le fondamenta, zio, muri e stanze vuote, ecco, io a me mi serve formula, forma L, se però faccio così, però così ci perdo, se faccio così cosa succede? Abbiamo un attimo questa pianta da spostarla, spostiamo qua la pianta dei rifiuti, perfetto. Allora io direi di allargare ancora un altro poco questa qua, la stanza di Tino. Perfetto. E poi di chiudere tutto quanto intanto qua sicuro, così. Chiudiamo tutto quanto qui così. Ok. Ok, la stessa cosa la facciamo di qua. Così e così. Ok. Appena iniziato la tua collezione di elementi, se vuoi sfogarti, no, stai zitto. Ok. Dopodiché, di sicuro diciamo che abbiamo, allora, questo di qua lo mettiamo per ora fuori. Questo lo mettiamo per ora fuori. Questo lo mettiamo per ora fuori. Dammi ancora il muro e il muro me lo allarghi anche così. Bravissimo. Così, perfetto. Ok. Ora, poi direte cosa cazzo lo stai facendo? Noi stiamo semplicemente allargando il corridoio, signori. Questo me lo devi eliminare, questo me lo devi eliminare. Perfetto. Così abbiamo il corridoio più largo, ok? Sì, diciamo che va bene. Poi col contagocce tu mi puoi copiare. Perfetto, signore, bellissimo. Metti una finestra qui e stoppiti. Poi, alzandomi i muri, tu mi dovresti fare vedere, perfetto, queste finestre me le sposti una di qua, una di qua. E una di qua, perfetto. Allo stesso tempo mi prendi il contagocce, mi prendi questo colore delle pareti e me lo fai qui, me lo fai tutto qui e me lo fai qui. Impossibile colorare. Ah, vabbè, c'è perché c'è sta la finestra, me lo fai qui. Impossibile colorare. Che problemi hai? Ok. Poi, sto vomitando, perfetto, poi me lo fai così, così, così e così, perfetto, poi me lo fai tutto qui. Signore, oggi un episodio in cui ci sono stati tanti cambiamenti perché il buon Tino ha raggiunto l'ennesima promozione, siamo tornati a casa nostra famiglia e giustamente stiamo a spendere i soldi per fare stare più comodi la nostra famiglia e tutti quanti, signori. Direi che come sistemazione ci siamo. Poi andare a prendere anche lo stesso pavimento, così non perdiamo troppo tempo a
Cercare cose strane. Ok, girati così, perfetto. Ok, signori, perfetto, 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 perfetto. Detto questo, io andrei a mettere porte, ne abbiamo, sì. Ah, quella cucina c'ha la... Ma che cosa, che gran cacata, signori. Non avevo mai visto che la cucina aveva proprio il muro così. Ma intanto loro passavano, com'è possibile? Va, superfluo, superfluo, dettagli, dettagli. Prendimi il contagocce e prendimi questa porta e me la metti. Allora, una qui. Impossibile inserire oggetti. Cos'è? Allora, mi devi mettere una porta, me la metti qui. Sì. Questo letto me lo devi spostare da questa parte. E un'altra porta me la sposti qui. Perfetto. Poi in tutto questo, io non capisco perché non mi fa mettere la porta qui, signori, perché non mi fa mettere la porta qui? Che problemi hai con le porte? Che problemi hai con le porte? Perché non gli piace questa porta? Perché non posso mettere una porta impossibile? Intersecare oggetti. Scusatemi, che cosa c'è qui che dà fastidio? No, no, non volevo il piano terra, volevo battere. Basta le mani. Ah, perché ci sta il letto. Ah, perché non parli, zio? Te lo levo subito il letto, non ci sono problemi. Se il problema era il letto, te lo levate immediatamente. Ok, prendi questo. Adesso mi fai la porticina qui. Bene così. Bene così, signori. Allora. La camera da letto è lì. Io direi di prendere nuovamente i muri. Servono i muri, di questo mi servono i muri e andiamo a tirare un bel muro. Mi è rimasto a metà però, mi è rimasto l'ultimo pezzo, mannaggia. Ok, ci abbiamo perso una finestra, sì, che però noi la facciamo così, andiamo a mettere qui. Se messe tutto un pochino più alte queste finestre. Cos'è? La casa di Poldi Poker, dei Minions praticamente. Ok. Così la casa è bella luminosa. Ok. Non mi fanno impazzire queste finestre. Queste eliminale. Vendi. 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 E noi ci andiamo a rimettere queste che mi piacciono di più, sinceramente. Così e così. Perfetto. Sì. Decisamente queste mi piacciono di più. Queste facciamo così, dobbiamo fare tutto il prospetto esterno, giustamente, perché il prospetto non l'avevamo pitturato. E così sta una gran cagata. Quindi facciamo tutto quanto l'ombradan. Così. Così, io so che per ora magari mi state insultando perché ci sono modi più facili di fare tutto questo, ma io non li conosco e non li so fare. Quindi, così, perfetto, diciamo che ci siamo. Questo è fatto in maniera diversa. Ok. Stiamo anche portando a casa questa cosa di qui, che ci siamo anche riusciti. Ok, dobbiamo solo pitturare quest'altra parete. Da questo lato e da questo lato. Ok, sì, dovremmo esserci. Allora, ora noi dobbiamo semplicemente abbassare le pareti, non passare al piano di terra, abbassare le pareti. E andare a metterla. Questa la possiamo vendere perché non vento ci saranno. Oh, mettiamo nell'inventario. Mettiamo nell'inventario. Ah, ci servono. Allora, questo lo mettiamo qui. Così. Poi mettiamo il letto per il più piccolino, lo mettiamo qui. Il letto per il più grande, questo lo buttiamo. E andiamo a comprare ora. Questo lo spostiamo qua dentro. Bene, così. Andiamo a comprare i mobili, signori. Andiamo a comprare i mobili. Allora,
Per i bambini, conservazione, elettromessaggio, denominazione bambini. Bambini letto, perfetto, mi servono dei signori letti, signori, voglio dei letti comodi. Energia stress, energia sollievo dal disagio, antistress, sollievo dal disagio 2, perfetto. Ne mettiamo uno qui, ok, e l'altra è pure femminuccia, quindi la mettiamo pure qua, l'altro lettuccio. Perfetto. Direi che ci sta, ci sta. Poi compriamo una libreria bella. Perfetto, questa la buttiamo via, metti nell'inventario. Poi andiamo a comprare una scrivania che secondo me ci sta. Una scrivania ha bisogno anche di una sedia, che però l'andremo a comprare. Scrivania no. C'è uno specchio. Perché no, un bello specchio per i bimbi ci sta, non posso metterlo così, la mettiamola di faccia, ok. La sedia ci prendiamo questa, ok. E poi ci sbizzarriamo, signori. Cosa che non potevamo comprare, castello e le bambole da principessa. Bello così, ciccioso, il pupazzo lo spostiamo. Me lo puoi mettere in diagonale così? No, me lo puoi mettere semplicemente, allora mettimelo qua. E anche uno scatolo dei giochi per bambini. Lo andiamo a comprare pure e lo mettiamo qua, signori. Bello così, mi piace. Una chitarra ce la possiamo comprare, uno strumento per i nostri bimbi, così imparano anche a suonare gli strumenti. Perfetto, signori. La stanza dei bimbi è organizzata. Poi, invece, abbiamo comfort. No, abbiamo illuminazione. Sì, illuminazione. Dammi delle lampade queste. Dammi un paio di queste. Le mettiamo anche qua in camera dei bimbi. Ne mettiamo qui, capace che poi non riescono. Oh, porca miseria. Allora mi serve qualcosa da tetto. Qualcosa da tetto. Qualcosa da tetto. Qualcosa da tetto. Bello luminoso. Lampada ai soffitti, o basta, metti una di queste, ne metti una qui, l'entrata, una qui e un'altra qui. Così la stanza è bella illuminata. Anche qui in camera dei marito e moglie, ne mettiamo una lì e una lì, ne mettiamo una qui nella stanza, bella così. Nel corridoio, ma sì, mettiamo delle lampade giuste, così, tutto bello illuminato deve essere, tutto quanto, bello così. Ok, e le lampade le abbiamo anche sistemate. Ora poi vediamo cosa mi può servire. Elettronica, no. Comfort, dove li trovo i cosi per fare palestra? Attività e abilità, ok. Ok, allora dobbiamo comprare un bel tapirulan che lo mettiamo qui. Perché il nostro team è abituato a pista di pattinaggio a rotelle. Porca miseria. E anche questo, ce n'è qualcuno di più? Questi sono chiusi, questo, 3000. Vediamo se riusciamo a metterlo. Qui non me lo fa mettere. Annaggia. Porca miseria, qui non me lo fa mettere nemmeno. Allora, aspetta un attimo, mettilo qua tu per ora. Prendi questo e giralo così. Ok, questo ora dovrebbe entrarci, no? Sì, perfetto, così abbiamo anche la stanza palestra per il bontino. Il bagno, se non ricordo male, è organizzato bene. Dovrebbero esserci tutte le ultime attrezzature. È un po' piccolino, ma va bene così. È rimasto un po' stretto il salotto, signori. Il salotto è rimasto un pochino stretto, sì. Il salotto è rimasto un pochino stretto. Allora potremmo fare una cosa. Potremmo fare una cosa. Sbatti questi muri. Non c'è nulla da eliminare. Ma stai scherzando? C'è un muro grosso quanto una casa da eliminare. Che cazzo di problemi hai? Come non c'è nulla da eliminare? Elimina questo. E andiamo nuovamente in muri e cose varie e mi fai un muro, me lo fai un pochino più
Qua, signori, tanto a loro gli basta tanto distanza. Sì, gli basta. Decisamente sì, così. La porta, non so quanto state guardando fino a questo punto questo video, però, signori, se siete veramente degli amanti di Tino e della sua prole, signori, dovete per forza aver guardato questo video fino a questo punto. Ok, poi mi devi nuovamente ridare il colore che dobbiamo pittare sta parete e anche quella dall'altro lato, e anche quella dall'altro lato, ovvero questa di qua. Dai, è così, perfetto, perfetto. Poi mi riabbassi i muri e andiamo a fare. Allora, lo stereo me lo sposti di qua. La piantana me la sposti di qua, così. Perfetto. Questo me lo sposti qua. Ok. Il divano, che questo lo andiamo a vendere perché è bruttissimo, anche il televisore lo potremmo andare a mettere a cazzarlo, c'ho troppe finestre. No, lo possiamo mettere lì. Lo mettiamo lì. Coco comfort. Divani. E questo invece? Divani a due posti. No, divano. Andiamo a prenderne proprio uno bello confortevole. Comfort 3, comfort 4. Comfort 1. Invece, scusa, questo. Che mi cambia? Sono più confortevoli? Comfort 4, questo manca il confortevole. Comfort 8. Chi se ne frega, signori della bellezza. Tino i soldi ce li ha, Tino i soldi ce li ha e li vuole spendere. Facciamo proprio l'angolo. Ok. Così abbiamo due divani, il televisore, questo è qua. Basta, signori. Possiamo semplicemente migliorare qua tutta la zona. Blocco cucina? Blocco cucina, blocco cucina. Allora, questo noi ce l'abbiamo, sì, però possiamo comprare questo, quindi questo via. Metti all'inventario, può tornare utile. Compriamo il super frigorofone. Questo lo andiamo a vendere, che sinceramente ci possiamo fare dei soldi e quindi direi che forse noi ce l'avevamo, era il massimo. No, il massimo è questo, signore. Il massimo è questa cazzarola. Con la super cappa che io ci andrei a mettere anche sopra, così evitiamo i fumi a casa. Sarebbe buona come idea. L'ho piazzata? Dove cazzo l'ho messa la cappa? Dove l'ho messa la cappa, signori? Ma come cazzo l'ho messa? Aspettate, allora rialziamo i muri un attimo, riabbasso i muri. Dove sta la cappa? Mi sono persa la cappa, allora rialza i muri, rialza tutti i muri, l'ho messa là dentro, ma sono scemo, ho messo la cappa qua. Ok, la cappa me la devi mettere lì, perfetto, ci siamo riusciti. Poi andiamo a comprare anche una super macchinetta del caffè, che finalmente così Tino può avere la macchinetta del caffè e anche il microonde, il super macchinone del microonde. Bene, questo mi fa un po' schifo, mi fa un po' schifo, quindi andiamo a comprare un lavello elettrodomestici, elettronica? No, non penso. No, no, è la lavandini. Comfort, illuminazione, conservazione, animali, liberazione, attività, superfici. Superfici, no. Comfort, non penso. Mi mancano... animali, decorazioni, attività, abilità, superfici, conservazione, no. Elettrodomestici, no. Elettronica, no. No, cazzo, questa... cavolo, cavolo. Allarme antincendio lo dobbiamo comprare, Tino mio. Pannello controllo sistema antincendio, no, questo è un po' esagerato. E l'illuminazione no, perché già l'abbiamo messo. Superfici no. Mi manca, porca miseria, mi manca, vabbè, ci siamo arrivati da qua. Ok, lavandini. Mi serve un lavandino incassato però. E qual è quello lì? Questo mi sembra un po' esagerato. Igiene 4, affidabilità, igiene 4, affidabilità 5. Andiamo a prendere questo, signori, che mi ganza di più. Ecco, questo è decisamente più bello, decisamente più bello. E basta, signori. Io direi che la casa del Bontino l'abbiamo sistemata, signori. Diciamo che
rispetto a come era prima, adesso è tutta un'altra cosa. Qualche pianta la vogliamo aggiungere? Qualche pianta così a casa? Ma sai, un po' di verde ci può stare. Mettiamola qui, una piantina lì, un'altra piantina me la puoi mettere anche qui. Un'altra piantina. Ah, la camera da letto del Bontino, ci siamo dimenticati, signori, porca miseria. Il cassettone del Bontino, l'armadio, armadio che ci sta, cassettiera che ci sta, uno specchio, sì, uno specchio che ci sta, uno specchio degno di nota, signori, ci serve un signor specchio, ecco, questo qui. Questo andiamo a mettere qui. Così Tino si può anche specchiare. E comodini, certo, che camera da letto è senza comodini? Noi stiamo facendo una stanza, li pigliamo abbinati al cassettone, che direi che va bene. Lampade, ma no. Serve qualcosa da mettere sul comodino, ma qua non ne vedo. Tappeti, ah no, sono cucce queste, no, cucce no, tappeti, questi sono tappeti da bagno però, signori, quindi direi che un tappetino così in bagno ci potrebbe anche stare, ok, mi serve però un tappeto da salotto, ah, sono sempre gli stessi, va bene, allora mi dai questo bello grosso, lo mettiamo in camera da letto qui, questo pure bello grosso lo mettiamo qui. Ok, me ne serve uno proprio enorme. Un enorme tipo questo. Da mettere. Troppo enorme. Cazzarola, dico vabbè, esagerati, signori. Si passa da un eccesso all'altro. Questo lo mettiamo qui. Non ci sta tantissimo, ma non ce ne sbattiamo altamente. Uno lungo, mamma mia, questi sono proprio brutti. Uno lungo da mettere qui nel corridoio, bene così, ok. E un altro piccolino da mettere qua in camera dei bimbi che ci sta. Signori, secondo me abbiamo reso questa casa molto più bella, signori. Decisamente Tino aveva mo i soldi per fare tante cose e adesso se li spesi tutti, signori, non abbiamo più soldi. Tino si è mangiato tutte cose, signori. No, questo è esagerato. Mi serve un tavolino più piccolino, carino da mettere lì davanti. Questo? No, esagerato. Un tavolino piccolo, porca miseria. Non esistono tavolini piccoli. Ma mi serve un tavolino piccolino da mettere lì davanti. La cassa panca. No, mamma mia. Non abbiamo possibilità di mettere tavolini lì davanti. Il caminetto non possiamo montare da nessuna parte. Delle sedie da mettere in cucina? Che giustamente abbiamo levato quelle. Anche il tavolo, signori, non abbiamo un tavolo da pranzo. Non possiamo mangiare tutti assieme. Che cosa brutta. Il Bontino non può mangiare assieme alla sua famiglia. Delle sedie normali, penso che queste sono chiuse. Piglia queste. Ok. Una, due, tre e quattro. Quattro sedie ce l'abbiamo, signori. Il quinto non potrà mangiare. Qua non me lo puoi mettere, però lì il passaggio dovrebbe esserci. Sì, se lasciano il posto, sì, il passaggio è fatto. Signori, torniamo alla vita reale. Questo episodio è durato un sacco, ma sono contento perché abbiamo dato un ultimo episodio in cui c'è finalmente un poco di cose carine, signori. La nuova casa del Bontino, signori. La casa come l'abbiamo finita di sistemare, signori. Eravamo partiti da quel tugurio e siamo riusciti a creare tanta roba, signori, tanta roba. Così trasferisci i fondi del denaro al ritrovo. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gente e per il supporto. Facciamo tornare tutti quanti a casa. Porca miseria, dove sta Tino? Tino, è tornato a casa Tino? Sì, mandiamo qui Tino, vai qui. E concludiamo l'episodio. Che problemi c'ha questa? Che problemi ha? Tua figlia è entrata, tu perché non riesci a entrare? Dove sta Tino? Perché Tino ancora non è tornato? Lucia, che problemi hai, Lucia? Siediti, guarda, c'hai il divano nuovo, vatti a sedere. Tu, lei è felice, bene. Oh, Tino è tornato, signori, vai qui, Tino. Oh, ce l'abbiamo fatta, signori. Il Bontino è qui nella sua nuova casa, soddisfatto.
per tutto quello che è riuscito a raggiungere. Ci siamo mangiati tutti i soldi, abbiamo aperto un ristorante che vedremo eventualmente in un prossimo video, sempre se lo vorrete. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per aver seguito questa serie, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!